Il podcast Psicologia Pratica è dedicato a tutte le persone che vogliono approfondire tematiche psicologiche dal punto di vista scientifico con un obiettivo pratico. Il podcast è realizzato dal Centro in Terapia con la collaborazione di SEO Attivo. Buongiorno dal dottor Simone Sottocorno del Centro in Terapia. Prosegue la nostra striscia di video, podcast e articoli su approfondimenti sul tema della psicologia. Oggi in particolare vorrei parlarvi del setting gruppale nelle psicoterapie con adolescenti. Allora, intanto inizio con il definire proprio brevemente che cosa si intende per adolescenza, quindi una fase dello sviluppo generalmente individuata tra i 14 e i 18 anni di età, ovviamente con confini che non devono essere presi in maniera rigida, ma unicamente in maniera indicativa. All'interno di questa fase di sviluppo avvengono dei cambiamenti molto importanti e si assiste all'emergere di nuovi bisogni e di nuove appunto esigenze proprio da parte dell'individuo. Allora, ciò che maggiormente caratterizza da questo punto di vista l'adolescenza è sicuramente sono i cambiamenti corporei, quindi a livello fisico, la pubertà e quindi una modificazione del proprio corpo che deve essere integrata e assimilata all'interno della propria esperienza e del processo di costruzione della propria identità. Questo è, se vogliamo, la sfida più rilevante in questa fase di sviluppo, dove l'individuo passa da una condizione di dipendenza o relativa dipendenza dalle figure genitoriali quando è bambino, ad una in cui invece tenta di realizzare un'emancipazione e una separazione proprio da un punto di vista psicologico da esse, anche attraverso l'acquisizione appunto di nuove autonomie e una implementazione delle sue capacità esplorative. Allora, ciò che all'interno di questa fase dello sviluppo vicaria in qualche modo la presenza dei genitori è sicuramente quella del gruppo dei pari, che in una situazione, una società come quella odierna, dove si pone molto l'accento sulla socializzazione sin da quando si è bambini, forse in maniera anche un po' eccessiva o meglio eccessivamente precoce, già all'asilo abbiamo bambini già di 3 anni che, come dire, devono assolutamente essere fatti socializzare con altri bambini. Ecco, questo dal mio personale punto di vista è un po' eccessivo. Ad ogni modo, ad oggi, ecco, soprattutto ovviamente in adolescenza si pone molto l'accento su questo aspetto, e poi in realtà si va incontro a dei paradossi per cui si sta assistendo ad un notevole incremento dei casi di ritiro sociale, soprattutto nei ragazzi, nei maschi, magari con anche una dipendenza da internet, videogiochi e simili, ma questo magari parleremo in un altro momento. Allora, dicevo, l'importanza del confronto con i pari, perché all'interno del gruppo il ragazzo o la ragazza che sia, diciamo, cerca di costruire la propria identità attraverso anche il senso di appartenenza a una nicchia ecologica congeniale a quelle che sono le proprie esigenze personali. Quindi un gruppo di persone nelle quali io mi riconosco e dalle quali traggo in un certo senso ispirazione per edificare me stesso. E allora gli adolescenti hanno un proprio codice linguistico, uno slang, un modo di parlare diverso da quello degli adulti, hanno un proprio codice estetico che è anche un modo di vestire, diciamo, peculiare, e quindi che già in qualche modo denota una loro appartenenza, ad esempio, ad una nicchia piuttosto che un'altra. Ad ogni modo, all'interno del gruppo i ragazzi si possono confrontare e possono condividere tutta una serie di esperienze, di vissuti emotivi. E questo è il motivo per cui, secondo me, riconoscere questa esigenza e il valore
fortemente evolutivo di questo contesto permette al terapeuta di creare un setting che appunto vada, che sostenga di fatto tutto ciò. E quindi io, per quella che è la mia esperienza personale, amo realizzare dei piccoli gruppi da 3-6 partecipanti di un'ora e mezza circa, quindi in modo da che ciascuno possa avere il giusto tempo, no, per portare se stesso. E tendo a fare questo organizzando dei gruppi che siano eterogenei per quelle che sono le variabili psicologiche o la diagnosi, potremmo dire, perché questo secondo me offre la possibilità di aumentare la flessibilità nei ragazzi, cioè di intercettare negli altri delle parti del proprio sé altrimenti inesplorate, di attingere le risorse altrui e di in qualche modo, ecco, sviluppare le proprie o tentare di farlo. Il gruppo è un contenitore relazionale che contiene appunto i vissuti emotivi e tutto ciò, insomma, che poi desidera portare al suo interno il ragazzo o la ragazza. Ci deve essere un moderatore che sia un conduttore strategicamente orientato, che nel mio caso, oltre a dare informazioni molto importanti a quest'età, ma cerca anche di stimolare un pensiero critico e di insieme a loro ricategorizzare cognitivamente una serie di esperienze e di vissuti che loro portano. Questo perché noi sappiamo che l'emozione è fortemente modulata da quelle che sono le rappresentazioni cognitive. E allora averne di più funzionali e di meno distorte, potremmo dire, sicuramente è un vantaggio nella regolazione degli stati d'animo, quindi prevenire stati d'animo eccessivamente negativi e invece promuoverne di più positivi. È anche noto un'occasione, quella del setting gruppale, in cui il ragazzo può in qualche modo incrementare la propria autostima e trovare delle motivazioni altre, magari in un momento della vita in cui ci sono appunto, c'è una carenza dal punto di vista motivazionale, e noi sappiamo che entrambi questi aspetti sono due importanti fattori di rischio che possono poi portare, no, a diverse problematiche, ecco, a complicazioni ulteriori. Quindi l'importanza del confronto coi pari, diciamo, all'interno di ovviamente di un clima che sia accogliente, non giudicante, di una relazione calda, di una relazione appunto ragionata e pensata da parte del terapeuta, che sia appunto in grado anche di stimolare la partecipazione di tutti. Ecco, un aspetto che trovo importante in generale per l'adolescente è quello di affrontare insieme una serie di tematiche e di sfide, secondo me, evolutive sul piano sociale e culturale che ad oggi, ecco, si trovano ad affrontare. Quindi ovviamente la sessualità, le sostanze, le condotte a rischio, ma anche il rapporto con i genitori, ma anche il senso di inadeguatezza che in maniera endemica vedo diffondersi tra i nostri ragazzi. Questo probabilmente per una serie di fattori culturali. Siamo in una società votata all'iperestetica, votata alla performance, dove in qualche modo viene sempre richiesto di più, di essere più belli, più ricchi, più simpatici, più tutto. E questa è una fatica enorme, non ci rendiamo neanche conto dello stress che questo rappresenta per i nostri ragazzi. Ecco, naturalmente poi si possono creare, insomma, mettere a punto degli obiettivi e quindi delle strategie più specifiche a seconda di quelle che sono le esigenze emergenti, ma poi anche le finalità del terapeuta nel momento in cui costituisce un gruppo. Le modalità con cui lavorare il gruppo sono varie. Una di quelle di cui poi mi piacerebbe parlare magari in uno dei prossimi video è quella del gioco di ruolo,
che è appunto un'attività strutturata, molto specifica, no? Nella sua natura e che ha appunto delle funzioni ben precise che sono molte e adesso non mi dilungo a descrivere. Ecco, questo per dire che in definitiva il setting gruppale è particolarmente adatto con gli adolescenti. Dal mio punto di vista, non quasi mai sostituisce la terapia individuale, ma secondo me può accostarla e in questo caso, per quella che è la mia esperienza ormai di pluridecennale, in qualche modo, diciamo, coadiuvare e quindi portare al raggiungimento degli obiettivi che ci si era prefissati in maniera ancora più facile. Ecco, io però mi fermerei qui per il momento e lascio ulteriori approfondimenti nei prossimi video, nei prossimi podcast. Grazie per averci seguito e un saluto a tutti. Grazie per aver ascoltato il podcast La Psicologia Pratica. Un saluto dal Centro di Psicologia in Terapia. Al prossimo podcast.